aspetta. Sì. Vabbè, questa si sentiva che era già. Ok, ecco, originale. Adesso, adesso l'ho capito. Sì, sì, originale. Originale, va bene. Allora, dicevamo prima, chissà se c'è qualche ascoltatore pronto a sfidarsi, perché poi è una sfida con se stesso. Bravo. Nel super quiz di quest'anno che si chiama Gamberoni. E ce l'abbiamo, ovviamente. È Ronny, ha 27 anni e ci chiama da Rimini. Fa il grafico, Ronny. Buonasera. Buonasera Ronny. Buonasera, buonasera, Ronny. Buonasera, con questo nome meraviglioso che ci fa venire in mente Ronny Hanson parlando di Radio DJ. Infatti pensavo che chiama Ronny a 89 anni. Esatto. E invece no, ne ha 27. Allora, di anagrafe. Tra l'altro il connubio nome e cognome è Ronny Rossi, quindi Red Ronny mi ha condannato. Red Ronny, certo, Ronny, certo. Ronny Rossi, bellissimo. Con questo nome non puoi che partecipare a Gamberoni, perché è proprio il nome del concorrente. Sì, perfetto. Sì. Vogliamo spiegare le regole, Sergione, di Gamberoni, magari? Ma vediamo se le conosce Ronny. Quali sono le regole di Gamberoni, Ronny? Anzi, allora, quali sono le regole di Gamberoni? Le regole di Gamberoni, presso poco, se non ricordo male, se la memoria non mi inganna, dovrei rispondere correttamente alla risposta precedente. Sì. Bravo! Esatto, sì. Alla domanda precedente. Alla domanda precedente, la che prima. Che era? Hai 3 minuti di tempo, hai 3 secondi per ogni risposta possibile. Una volta c'erano gli aiuti, poi l'accetta spietata di Linus gli è calata sugli aiuti. Non ci sono più gli aiuti. Se canni, ricominci da capo, ok? Va bene. Molto bene. Alla prima rispondi Gamberoni, perché non ce n'è una precedente, evidente. Esattamente. Ok. Quando tu sei pronto ci dici: io che sono Ronny sono pronto. Io che sono Ronny sono prontissimo. Iniziamo. In Italia si chiama pallacanestro, in America? Gamberoni. In America si chiama basket, in Italia? Basket. In Italia si chiama tennis, in America? Pallacanestro. Valentino Rossi è un campione di quale sport? Tennis. L'America's Cup è un trofeo di quale sport? Motociclismo. Vogue Donna è una rivista di? Vela. A Sanremo sono arrivati terzi. Moda. Conducono cordialmente con Linus e Vic. Moda. Corrono negli ippodromi. Elio e le storie tese. Corrono nei cinodromi. Cavalli. Corrono nei velodromi. Cani. Corrono nei cartodromi. Oh Cristo, velodromi. Oddio. In aiuto. Italia si chiama pallacanestro, in America? Basket. In Italia si chiama pallacanestro, in America? Gamberoni. In America si chiama basket, in Italia? Basket. In Italia si chiama tennis, in America? Pallacanestro. Valentino Rossi è un campione di quale sport? Tennis. L'America's Cup è un trofeo di quale sport? Motociclismo. Vogue Donna è una rivista di? Vela. A Sanremo sono arrivati terzi. Moda. Conducono cordialmente con Linus e Vic. Moda. Corrono negli ippodromi. Elio e le storie tese. Corrono nei cinodromi. Cavalli. Corrono nei velodromi. Cani. Corrono nei cartodromi. Biciclette. Okay. La Nina Pinta e la Santa Maria erano? Go-kart. Le Fisherman Friends sono delle? Caramelle. Va bene, Rossi. E d'altra parte Ronny Rossi. Dai, te la diamo buona. Le Fisherman Friends hai detto sono delle? Caramelle. Le gonadi sono delle? Ho dimenticato la domanda. In Italia si chiama pallacanestro, in America? Gamberoni. In America si chiama basket, in Italia? Pallacanestro. Basket. Va bene, in Italia si chiama tennis, in America? Pallacanestro. Il Valentino Rossi è un campione di quale sport? Non è il pallone, un altro. Te lo diciamo, tennis. L'America's Cup è un trofeo di quale sport? Oddio, qual era quella di prima? Valentino. Ma scrivi. In Italia come si chiama pallacanestro, in America? Basket. Sei troppo onesto. Siamo in Italia. In America si chiama basket, in Italia? Gamberoni. No, era basket. In Italia si chiama
chiama tennis in America? Palla. Dio. Ah, è andato. Valentino Rossi è un campione di quale sport? Tennis. Ma sì, dai, l'America scambia un campione di quale sport? Motociclismo. Ma la vita è bella così. È stato bravissimo. Eri quasi arrivato in fondo, Ronnie Rossi. Cavolo, Ronnie Rossi. C'è quando... un unico limite: sei troppo onesto. Esatto. Devi scrivere. Ma vedi, non volendo barare, poi vabbè, chi fai niente. Perde. Sei fai stato niente, un giocatore nobile, diciamo, la visione che ci hai dato era quella di un atleta preparato che a un certo punto viene inglobato da un pallone e si ritrova nel pallone. Però complimenti, sei stato bravo. Io che mi ha tradito l'emozione, sono vostro fan da 15 anni. Troppo poco, Ronnie. Guarda, ma ho 27 anni alla fine. Prima, dove iniziare prima? Ronnie, se adesso hai delle vampate di calore, tu risolvi subito, ti fai un impacco con lo squacquerone. Certo, perché fresco, mi raccomando, fresco. Poi ci metti della rucola, così rimane lì. Basta lo squacquerone, c'è anche sulla gola, perché magari sei un po'. Comunque, Ronnie Rossi, esiste. Ronnie Rossi, esiste un unico metodo per uscire vivi, diciamo, da gamberoni, cioè. Quando ti viene detto, dici tu quando sei pronto che iniziamo, non dire. Tu non lo dici mai. prendi tempo finché arrivi. Arriva il punto che bisogna mettere un disco. E niente, non si saprà mai. Te la sei cavata. Bravo, complimenti, Ronnie. Ciao, buona serata. Ciao, Ronnie Rossi. Ronnie Rossi.